piazza, sicuro, quasi sconvolge, per il semplice fatto che in alcune di queste situazioni entra in gioco la mancanza di coscienza, appunto, entra in gioco una situazione non abituale, entra in gioco un habitat psicologico nel quale si muovono questi personaggi, che noi non siamo abituati a viviamo nella vita di tutti i giorni. Un esempio palese di quello che vi sto raccontando, non so se avete sentito i fatti di cronaca degli ultimi anni, è quello del padre austriaco, se non sbaglio, che ha violentato la figlia per anni, facendole partorire non so quanti figli, portandole a scuola, andandole a prendere da bravo nonno, facendole per sue nipotine, quando in realtà erano figlie, sue figlie partorite da sua stessa. Il massimo dell'aberrazione, qualcosa di terribile, di sconvolgente, però calato nella vita di tutti i giorni. Tutti quanti noi andiamo a prendere figli e nipotini a scuola. Tutti quanti noi abbiamo la figlia con la sua cameretta in casa, alla quale chiediamo tutto ok, buonanotte, le diamo il bacio della buonanotte. Quindi il dramma, l'atrocità, l'orrore più estremo calato nella realtà di tutti i giorni, simile ma non uguale alle nostre vite. Ecco perché Gaetano dice bene la caratterizzazione dei personaggi caratteristica il romanzo noir stesso, è proprio così. In altre tipologie di racconti i personaggi sono ben definiti, hanno dei ruoli precisi e agiscono, interagiscono all'interno di un habitat che è fatto apposta per quei ruoli. Il cattivo è il cattivo. Nel romanzo d'amore il protagonista che salva la bella è sempre buono, tanto per dire. La realtà non è così. E i romanzi noir raccontano la realtà.